scrivete hashtag Frostinox e non lasciate mi piace, non vi scrivete entro i prossimi 3 secondi, Frostinox.exe vi mangerà stanotte. Siamo qui con Frostinox per vedere perché non andare nei bus alle 3 di notte, perché sono brutti come quello che vedete in copertina e passate dal canale di Frostinox. No, ragazzi, non li ascoltate, i bus vanno presi di notte perché non c'è il controllore è a dormire. Però se ti arriva qualcuno che ti tratta male, come è successo in questo caso? Ah, bene, bene, dovrà vedersela con Frostinox. Mi raccomando, passate dal suo canale per chi gli interessasse il tutto. Mi sto un po' riprendendo, anche se sto registrando un'altra volta con la febbre. Questo, ragazzi, è un cortometraggio indiano. Oh mio Dio. Ah, se indiano allora mi aspetto di meglio. C'è qualcuno che lo sta spiando. C'è qualquadra che non cosa. O c'è qualcosa che non cosa. Con i suoni di Slenderman. Sembra un sacco di patate. Ma tu normalmente becchi un sacco di patate e te lo porti a casa. Un sacco di patate pulsanti. Però è inverno, si deduce dal fatto che ha la maglia di lana. Chi sono i suoni di Slenderman? Se avete avuto paura, scrivetemi hashtag ho avuto paura, pure hashtag non l'ho avuta nei commenti. Per ogni livello che supererete di questa reaction, scrivete hashtag Frostinox e non lasciate mi piace, non vi scrivete entro i prossimi 3 secondi. Frostinox.exe vi mangerà stanotte. Ora basta, perché sennò veramente si annoiano. Sbaglio, prima aveva la foto di Torino come schermata di blog. Ah, non l'avevo visto. Me lo so perso. Bravo Torino. La tizia si sta fregando il sacco di patate pulsante. Gli ha fatto capire di non rompergli le scatole. Se ne sta andando via col sacco di patate. Ma lui deve per forza rompere. Ma lasciala stare. Io sarei corso a casa se fossi lui. Con i suoni di FNAF modificati. Quando arrivava la puppet. Ve lo ricordate? YouTube indiano. Ci sbranano se parliamo dell'altra piattaforma qua. Vediamo. Ma è tutta uguale la via. Cioè, è bello. Sembrano le backrooms. Ma lui non doveva mostrarci perché non prendere i bus. Oh madonna santa. Adesso lo sta prendendo, ne stai proprio parlando. E quindi sta infilando i vestiti dentro. Non ho capito perché lui ha paura. Ma davvero sono due? Eh sì, perché c'è una dietro di lui e c'è quella davanti che si sta facendo le valigie. O forse è la stessa. Però fa molto strano il tutto, perché in realtà non c'è niente di spaventoso. È spaventato. Ma fondamentalmente non è successo niente. Vai a prendere il bus, tanto la tizia t'ha fregato. E infatti arriva tra 9 minuti il bus. La tizia lo sta fissando da... È Samara, corri, corri. Tra l'altro in questa via ci sono i colori del Senegal, se non mi sbaglio. No, ma non è il Senegal. E che bandiera è quella verde? Sarà qualche quartiere indiano, sarà. Poi non odiateci che non ce ne intendiamo tanto, eh. Ora sbuca un Pokémon, oppure sbuca dal finestrino della macchina. Preparatevi. Sta giocando a Pokémon Go. Alzate il volume che tanto non succede niente. Al 100%. 100%. Ma perché guarda sotto? No, sì. Ti prego. Aspetta. Vabbè. Oddio. Scusi. Sì. No. Oh. È diventato un sacchetto. Sono arrivato. No, perché praticamente lei rapisce le persone e le rende dei sacchetti. Sacchetto man. Eccola. Eccola Samara. Eccoci. Tornati con Bloody Mary. Uno dei primi corti che abbiamo visto su questo canale. Non fatelo mai a casa, ragazzi, sono pericolose quelle cose. Se avete superato il livello precedente con hashtag non spaventato, non mi sono spaventato, fatelo anche con questo qua sotto nei commenti, scrivendo hashtag non mi sono spaventato se non ti sei spaventato. E chi vince, e chi vincerà, vincerà un bel bacio da Frostinox. E chi perderà vincerà un bacio da Elia. Perdono tutti. Che sta succedendo? Ah, non la fanno uscire finché non lo dice un'altra volta. Sono io, ho tossito, scusate. Potete riaccenderle le candele. Ma che schifo di amiche sono. Ma che schifo di amiche sono. Mi ricordano qualcuno, però non faccio nomi. Ah, oh, sì, anch'io ne conosco di gente così. Elisabeth non ti uscirà. No. No, continua a guardare la porta che è bellissima. La porta della Brico è... No, dai. Ma chi è? Ariete questa? No. No, va a cacare però, scusa. No, magari la Bloody Mary l'aiuta a liberarsi di quelle false amiche. Poi mi dovranno spiegare a cosa servono le tende trasparenti nella doccia. Tanto ti vedono, tanto vale prendere delle tende scure, no? Perché l'acqua è blu e non bianca come il suo solito? Ah, ma non è blu. È quasi rossa. È cosporca, sai. Ah, quel periodo dell'anno. Sì, perché tu in quel periodo dell'anno... Quando ti colori i capelli. Quanto è brutta, sembra... Sono io la mattina. Ah, adesso pensa alla tua amica. Adesso dovevi pensarci prima, non adesso. Ma poi con quale sforzo? Ci sono le prese, sono più spaventate di loro. No, era quello che tipo da me che hanno quelle prese. Che sono tutte spaventate. Dite il mio nome. Ma che cazzo? Vi siete divertiti con la vostra amica, mo tocca a voi. Oddio, c'è lo smiling woman. L'avevamo già visto. Questo raga è spaventosissimo. Se riuscite a guardarlo fino alla fine, siete dei grandi. Quindi hashtag non mi sono spaventato se ci riuscite. Guardiamolo. È il cortometraggio del coniglio pasquale. Qua in Italia non è tanto
conosciuto. Oh, Pasquale praticò, chi se lo ricorda? Qua in Italia non è tanto conosciuto il coniglio pasquale. Praticamente il coniglio pasquale è un coniglio che ti porta le uova in casa. Ma sai perché non è conosciuto? Perché lo prendo io in ostaggio e gli rubo tutte le uova. Ma chi è, un bambino questo? No, magari. Ma perché c'è una vasca da bagno a giro e questo c'ha l'uovo di Pasqua? Mi ricorda un film che si chiama Paranormal. Paranormal, che ricordi? Ma questo è scalzo, ma no, ridammi il bambino, ma dai, ma guarda che schifo. No, ridammi le uova. Che è il bambino? Le uova. Allora, quando una persona è al telefono con voi di punto in bianco di notte, smette di messaggiarvi, sta facendo questo. Io ne so qualcosa. Guarda, guarda, guarda. Ma perché l'hai ipnotizzato il bambino? Ma il bambino ha a che fare con il tizio della fotocamera o no? Oh mio Dio, no. Vabbè, non festeggerò più. È ancora vivo? Ma gli è arrivato un tizio brutto in faccia ed è ancora vivo. C'è da dire che il tipo della fotocamera ha tanta voglia di cioccolato. Io non sarei arrivato fino a questi punti, me ne sarei andato. Madonna che spaventoso che è. No, oh, ma dove vai? Ma poi zoppica, perché zoppica? Come cammina? Però adesso sta scappando. Ha rubato il bambino, adesso sta scappando. Ha paura, forse è debole. O lo vuole attirare nel posto perfetto. Ma è stranissimo, guarda come cammina. Sembra Michael Jackson. Oddio, ma sembra soffrire di qualche strana malattia, sai. Oh mio Dio. Salve signore. È vero. Lo Smiling Man, sì. Che tra l'altro è una reaction che aveva iniziato ad andare di moda nell'ultimo periodo del mio canale. Quindi perché il 7 è sempre ricorrente? Fateci caso, in qualsiasi corto o cosa c'è sempre il 7. 7 è anche la mia media. Salve signora. Che ci fa in un parcheggio alle 3 di notte? Sì, ma in quel modo lì. Ma poi la mascherina. Ma non gli hanno detto che non si usa più la mascherina? Io la sto usando. Che c'hai in contrario, eh? Che c'hai in contrario? C'ha la mascherina bella e chi c'ha ancora quella vecchia brutta. Ma che fa questo? È scemo? Ma sta facendo TikTok. Cioè, io trovo una persona brutta come la fame in un parcheggio e inizio a fare i TikTok. Bellissimo. Questo video sarà bannato solo per aver detto sta parola, però. Ma devi dirle: ehi, bella, 5. Ehi, bella signora, facciamo uno shorts solo io e te su YouTube. Ma non è che è positiva, magari non ti converrebbe avvicinarti. Forse è quello che ti dovrebbe far paura. Per quello ancora la mascherina. Guarda il lato positivo, per questo si avvicina. Ah, la conosco questa creepypasta. No, ti prego. Ma è una mascherina. Sì, è una mascherina. Una creepypasta nata per la pandemia. Tesoro, non ti conviene togliergli la maschera. Vediamo. La gente quando si toglie la maschera diventa brutta a volte. Ma tu sei stupido, cosa? Perché dici che è carina e poi ti stai coprendo gli occhi? Ah, ma vediamo. Questa l'ho già vista io. Oh, te la conosco, c'è pure il film. Se vuoi lo guardiamo insieme. Juan the Grudge. Si è preso un colpo. Tutto sommato. No, ritiro ciò che ho detto, ritiro ciò che ho detto. È stata velocissima, ha fatto un Tamagotchi. Oh, vabbè, meglio così, dai, a volte alcune cose è meglio non vederle. A sto punto, se qualcuno mi chiede se sono bello, no, fai schifo, devi tornare da dove sei arrivato. Ti è così, non ti togli la mascherina. Oggi farò anche io. Penultimo cortometraggio che è il continuo dello Smiling Man. The Fisherman. E ha una voglia enorme in faccia, a meno che non sia una botta. Di qualcuno. Mi sa che lui è violento con lei. È lui che è violento con lei. No. Bravo, non si fa così, bambini. Bravo. Anche mia madre era un po' così, però. Vabbè, ma se vi dico quello che combinavo io, è il minimo quello. Già tanto se non mi lanciava i coltelli. Vedessi me. La testa lì giù sui bagni. È molto. E infatti anche lei sta andando in bagno, mi sa. No, è una camera questa. Ma gli è sparito il livido. È guarito. Il corridoio guarisce i lividi. È guarita. Tranne un tizio in camera, vero? No, le coperte, ragazzi, vi proteggono. Hashtag coperte. Se anche voi quando avete paura vi rintanate sotto nelle coperte nei commenti. Ma mi raccomando, mai tirare fuori la testa, perché sennò ve la staccano. Quindi sotto le coperte. Anche quando fate dei danni, i vostri genitori vi rincorrono con la paletta. Oh no, mia, mi date fastidio voi che vi coprite con le coperte, perché sono io il mostro che viene di notte. Chissà cosa sta a fare sotto le coperte. Ma c'è una tizia brutta. C'è un tizio brutto orribile fuori e te ti scopri. Ma stai sotto le coperte. No, ma quello sono io quando mi sveglio la mattina. Ma poi ha le dita che sembrano fatte con i gamberetti del sushi. Ma quel tizio nel quadro mi spaventa. È più spaventoso il tizio del quadro che quello fuori. Ma ora secondo te un tizio brutto che ti vuole fare del male ti lascia tutto il tempo del mondo per andarti a pigliare una pistola? Che cosa ha preso? Cioè ci sono fucili, mitragliette e te vai a pigliare una pistola? Ma poi lui chi ti dice che ti vuole fare del male? A me sembra abbastanza amichevole, no raga? Amichevole è un parolone. Io non essere così veramente. Sembra uscito da un gioco dei Talking. Però non ti è uscito da un gioco
libro di Tolkien. La cosa è diversa. Non ti può spiare perché è cieco. Cioè sta dando... No! No, 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 no! No, vabbè, non ha senso sta cosa. No, ma... si sta Jeff the Killerizzando. No, che brutto però. Ma poteva andare prima dal padre. Almeno ci liberava da una persona orribile. È il padre sto tizio? A meno che non hanno fatto degli effetti super mega speciali. Ma il padre cos'è, un manichino? Che da prima è fermo così, cioè... È vero però. Ah, ma cosa ride? Oh. No, raga, non è bello. Ultimo cortometraggio, questo è sui selfie. Lucia, questa è proprio morta sul divano. Si svegli, signora. Sveglia. So che ha fatto Baldori ieri sera, però, infatti. Ma di punto mio che finisce l'audio e poi riparte a caso, fa paura. Si vede come un video un po' vecchietto, eh. Che oramai non c'è più, ve l'hanno talmente tanto martorizzata sta cosa che non ve li fate più, avete paura a farveli. Se no arriva quel tizio con la canna da pesca dietro. Sì, e lei adesso metterà nel video questo mio selfie. Sì, però signora, non si fanno sti versi alle 3 di notte. Così all'improvviso si mette a fare i selfie, veramente. Poi è sbucato un ventilatore. Io selfie non me li faccio neanche dopo che mi sono fatto tutto bellino. E questa si rifà alle 3 di notte, che sembra che abbia preso un bus di faccia. È entrato qualcuno in casa sua? È Frostinox. Sì, Frostinox entra nelle vostre case. Ma chi se li fa i selfie così, scusa? Frostinox. Se li fai sempre centrati i selfie. E questa invece lascia, guarda, ma è diventato nero il ventilatore. Vedi, è bianco nelle foto. E poi che ha visto? Signora, io non vedo niente, ma sarà il marito. Sì, scusa, secondo te il marito entra così a casa come se fosse un fantasma? Cioè, c'è qualcuno dietro, questa, sono sicuro. Sta a fare selfie alla mano, ma invece di essere... selfie. Che figata, invece di esserci la mano c'hai solo le pillole. Le pastiglie, sì. Secondo me prima o poi ci trova un tizio. Ci trova Frostino. Ce l'avevo anch'io le lampade così. Allora non è tanto vecchio sto video. C'ho un piede. Non posso neanche farlo. No, non mi dica che questa fuori di fare foto invece di trovarci lei ci trova un'altra persona. Lei dice non ha senso, ma non è che... Ma veramente, può essere che lei sia morta e in realtà sta vedendo la realtà tramite il telefono della Apple. Pubblicità occulta. No. Oddio, no, questo mi ha spaventato. Questo mi ha spaventato. Ma non è un corto dell'orrore, è un corto drammatico questo. Questo significa che non dovete usare tanto i telefoni. Ma no, però è drammatico ma inquietante. Ricordate di usare la farina per fare i dolci. E adesso...